è che se le mie amiche non sono musulmane allora vuol dire che sono delle pazze che pensano solo a bere e fare sesso, eh? Questi fregni? Dai, Sana! Oh, ma ci sta proprio mio sorello? Ma smetti! Sozzarello! Però un po' ti piace. No. Sì, vabbè. Allora, sei tra le new entry del cast. Come si è incrociata la tua strada con quella di Ludovico Vessegato? E prima delle riprese hai visto le prime tre stagioni di Scam? Allora, la mia strada con Ludovico si è incrociata quasi ormai un anno fa. Ero stato proposto dal mio agente in Italia, sono stato proposto per il provino, quindi sono andato a Roma per incontrare Ludovico. È stato, devo dire, un provino abbastanza lungo, in più tappe, perché ovviamente ho fatto un primo provino, tipo, fai conto, ti dicevo, un anno fa, che era andato anche abbastanza bene. Poi con Ludovico ci siamo sentiti un po' su Instagram e dopo aver... Cioè, dopo qualche settimana mi hanno detto ma la serie è stata cancellata. Ho fatto, vabbè, peccato, perché comunque mi ero guardato un po' qualche pezzo, giustamente, all'epoca, e mi era piaciuta molto. E poi, dopodiché, insomma, ci siamo rivisti per un altro provino e lì, cioè, avevo anche già incontrato Beatrice e poi, insomma, è così che l'ho incontrato, Ludovico, al provino. E invece, per la serie, no, non l'avevo vista prima. Quando ho saputo di avere la parte... È stato qualche settimana prima delle riprese alla fine, quindi è andato tutto velocissimo. Quindi Ludovico mi ha consigliato, per rapidità, diciamo, di guardarmi magari la prima stagione e poi mi sono guardato la quarta norvegese per avere un'idea anche dell'universo della quarta. Quindi ancora la seconda e la terza me le sono tenute. Magari adesso mi faccio un binge watch prima di domani. Sì, te lo consiglio. E, allora, Malik, secondo me, è veramente un ragazzo speciale. Cioè, secondo me tutte le ragazze vorrebbero un Malik accanto a loro. È gentile, è rassicurante, è empatico. Certamente è un personaggio diverso da quelli che ha interpretato in passato come Marianne o Monster. Sul set sei arrivato con le idee chiare per la costruzione di Malik o hai improvvisato? Beh sì, sicuramente sì, è diverso da quello che ho fatto in Monster, magari è un po' più vicino a quello di Marianne, che anche lui è un po' più gentile, un po' più empatico. Quanto riguarda la mia preparazione, cioè, sono arrivato sul set di sicuro sì con le mie idee. Sai, quando leggi la sceneggiatura hai sempre le tue idee che ti fai leggendo, immagini già le scene, poi lo senti il personaggio. E quindi ero arrivato con molte idee, però ho capito che per questa serie, per il lavoro che avrei dovuto fare con Ludovico Vessegato sul set, avrei dovuto far molto fiducia al mio istinto, diciamo, e quindi anche un po' più all'improvvisazione. Secondo me Malik è un personaggio che ha un ascolto molto forte, una volontà di essere presente per se stesso, ma anche per l'altro, per riconoscerlo molto forte. E quindi diciamo che ho lavorato davvero su questo, e cercare di essere il più presente possibile in ascolto con il personaggio di Beatrice. E, a parte, poi ti volevo chiedere una curiosità, no? Si vede anche nel trailer, non è spoiler, il fratello di Sana, tu sei in cucina con Sana e arriva Rami e ti dice: Zozzarello, che ci stai a provare con mia sorella, no? Sì. Ma in quel momento, ma non sei scoppiato a ridere? Guarda, ci siamo scoppiati a ridere un sacco di volte, no, davvero. Innanzitutto, cioè, Ibra, che recita Rami, è fantastico, lo adoro, e lui già è divertentissimo come persona. E poi sì, no, in realtà Scam è stato molto... molto, molto ridere anche sul set, quindi sì, è stato divertentissimo. E a proposito di accoglienza, no? Come è stato entrare a far parte di un gruppo già molto, molto, molto consolidato da tre stagioni? Beh, sì, guarda, come lo dici, un gruppo molto consolidato, e questo l'ho capito già dal primo giorno di riprese, in cui... uguale, non è spoiler, lo si vede sul trailer, è la scena che abbiamo girato al mare tutti insieme, in cui c'è tutto il cast. Beh, di sicuro c'è stato un po' di timore all'inizio, nel senso, quando arrivi in una nuova famiglia hai paura di non essere magari accettato, di non piacere. Quindi
sono arrivato con un po' di timore, anche se avevo visto io stesso delle interviste, anche alcune che avevi fatto tu con altri ragazzi per conoscerli a distanza prima di incontrarli dal vivo. Però guarda, appena sono arrivato sul set ho capito che è una famiglia, ma una famiglia aperta, molto accogliente, e mi sono sentito accolto da tutti, da tutto il cast, da tutta la produzione. Cioè, è stato davvero, davvero molto bello e emozionante raggiungerli. E poi ovviamente anche accolto da Beatrice, con la quale ho dovuto fare la maggior parte delle mie scene, ed è stato bellissimo anche ritrovare questa intesa con lei. Si percepisce l'intesa tra voi due, è veramente forte. In conferenza hai espresso il desiderio di vedere ragazzi italiani di seconda generazione, oppure ragazzi musulmani non di seconda generazione, che interpretano ruoli diversi, diciamo da ruoli diversi da quelli che siamo abituati a vedere. Quindi se tu fossi uno showrunner, quale aspetto della di questa cultura mai trattato fino ad ora racconteresti? Oddio, che domandone! Se io fossi uno showrunner, che aspetto della cultura mai trattato, dici? Ma non so se ci siano cose mai trattate. Magari se fossi uno showrunner proverei una specie di nuova forma. Sai, oggi stanno facendo tutte queste nuove forme tipo virtuali, tutte le cose così. Magari vorrei provare qualcosa un po' di diverso per esempio, ho visto un documentario ultimamente, una cosa assurda. C'era questa politica che è andata a fare una specie di visita tipo di un centro tipo di rifugiati per giustamente far capire cosa significa essere in un centro di rifugiati. E questa, c'è questa visita col virtuale, quindi magari qualcosa di così, qualcosa più in cui lo spettatore è al 100% dentro, diciamo, però è molto difficile come cosa. Te lo ricordi l'ultimo giorno sul set? L'ultimo giorno, sì, me lo ricordo. È stata una scena in casa sana e è stata una giornata molto emozionante, perché è stato l'ultimo giorno di riprese sia per me ma anche per Beatrice. Quindi, guarda, io ti dico, la cosa che era più importante per me era essere lì anche per Beatrice, che era il suo ultimo giorno, e quindi eravamo tutti molto felici di poter abbracciarci e essere fieri anche di quello che è stato fatto, al di là del fatto che la serie non so se piacerà o meno, essere fieri di un lavoro che è stato portato in avanti da loro da 4 anni. Quindi è stato un momento molto emozionante per me far parte di questo momento, sì. Guarda, dalle parole che hai detto, secondo me tra te e Malik non c'è poi così tanta differenza, veramente. Ma è vero che c'è un bel po' di me su Malik, di sicuro ce n'è un bel po'. E anche Ludovico, penso il regista Ludovico Bessegato, ha giocato molto su di questo, permettendomi di dare molto del mio anche al personaggio. Allora, Maddy, io ti faccio un grandissimo in bocca al lupo. Domani ricordiamo che la serie arriva in contemporanea su Team Vision e Netflix con 10 episodi. Io non vedo l'ora di vedere il resto degli episodi. Ti faccio veramente un grande in bocca al lupo, sei stato bravo e spero di rivederti in altri progetti. Guarda, uguale, grazie mille. Ti saluto. Ciao, un abbraccio. Ciao. Ciao.